Questa è la terza domenica di Avvento in cui la Chiesa ci invita a gioire per la prossima grande solennità del Natale. È la domenica Gaudete. Ma perché gioire? Perché il Figlio dell'Uomo viene a diventare uno di noi, perché ciascun uomo, ogni persona, possa essere figlio di Dio. Ma nella liturgia odierna l'Apostolo Giacomo ci invita ad allargare il nostro cuore e a esercitare una virtù fondamentale, che è quella della pazienza. Tante volte quando noi pensiamo alla pazienza diciamo che questa non solo è la virtù dei forti, ma addirittura si esercita soprattutto nelle grandi difficoltà della vita, per cui quando le cose non vanno bene ci vuole pazienza, quando dobbiamo sopportare una persona ci vuole pazienza, e pertanto questa virtù è quasi quasi una virtù universale. In ogni ambiente ci vuole pazienza, sapendo poi che la pazienza più grande è verso noi stessi, verso le nostre difficoltà, verso quello che noi siamo, quello che noi pensiamo. In realtà questo aspetto della pazienza non è sbagliato, ma è molto riduttivo, perché pazienza in realtà significa larghezza di cuore, apertura di mente, significa attività, non è tanto ripiegatura, e né piegatura su se stessi, ma è anzi apertura verso l'altro, perché attraverso l'apertura del cuore verso l'altro, verso gli eventi, verso la vita, verso la storia, noi possiamo realizzare il progetto di Dio. Apertura del cuore, larghezza del cuore, questo è la pazienza. Pertanto, nelle situazioni difficili della vita, non sono chiamato solamente a subire, e né tantomeno devo pensare perché questa croce, perché questa sofferenza, perché proprio a me. Quando faccio queste domande, soprattutto perché preso dalla difficoltà del momento, sicuramente sono una persona fatta di carne e di ossa, persona che sicuramente subisce una difficoltà, però questa mia difficoltà, questa mia umanità viene illuminata dalla parola di Dio, dalla grazia di Cristo. Allora sono chiamato a non solo vivere la mia prova, ma ad alzare lo sguardo, avvolgere lo sguardo a colui che hanno trafitto, perché tutto posso in colui che mi dà la forza. Il presepe è già croce per il Figlio di Dio, lui che è il grande, l'onnipotente, il Signore dei Signori, si fa piccolo, diventa povero, viene posto addirittura nel presepe. Perché? Perché vuole venire nel presepe del mio cuore, della mia vita, perché vuole dimostrarci una cosa molto semplice, che l'amore è l'impossibile che diventa possibile. Può il Figlio di Dio incarnarsi? Certo che può incarnarsi in Gesù. Può l'amore superare la povertà, la grattezza del cuore? Può essere l'amore di Dio così manifestato nel presepe, capace di attirare i pastori e i magi, i poveri e i ricchi? È possibile tutto questo? In Gesù è possibile. Allora anche la mia vita, che tante volte sembra impossibile, quante volte nella mia esistenza ho detto è impossibile fare una cosa, è impossibile vivere questa prova, è impossibile vivere questo momento. Forse ho espresso questa parola perché la mia fede in quei momenti era proprio piccola, piccola. E allora io sono chiamato ad alzare lo sguardo alla stella polare della mia vita, che è Cristo Gesù, il quale mi darà una pazienza incredibile, impossibile agli occhi e alla mente degli uomini, una pazienza che ci spingerà ad accogliere le prove, ma anche le gioie
della vita e a viverle fino in fondo, così come le avrebbe vissute il Figlio di Dio. Per cui la pazienza è un amore a tutta prova, una caritas sine modo.